Ciao a tutti gamers e bentornati dal vostro Nilux. Riprendiamo con il nostro Crash Bandicoot. Nell'ultimo episodio ci siamo fermati dopo essere riusciti a sconfiggere praticamente il Reaper Row, il canguro matto. Io intanto nel frattempo sono andato un pochino avanti anche per riprenderci un pochino la mano. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, mi raccomando, per poter supportare il canale e la serie. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Infine gamers, per tenervi sempre aggiornati sul canale, mi invito a cliccare la campanella in alto a destra, ovvero il tasto di notifica, così almeno quando io aggiornerò il canale vi arriverà un messaggio. Bene gamers, adesso andiamo a un livello davvero tosto, sempre, e intendo sempre, mi ha fatto diventare pazzo, ma in tutti i sensi, però mi piace anche allo stesso tempo svolgerlo, perché comunque è bello tosto, bello cazzuto. Bene dai, andiamo subito a vederlo. Eccoci qua. Questo qui è uno dei livelli più difficili, almeno di questo primo gioco, di primo Crash Bandicoot. È abbastanza tosto, Beh, ma lo si vede già da qui, Ok. Vai. Oh, ci abbiamo già una vita. Perfetto. Aspetta, andiamo al ritmo, Molto bene. Ok, andiamo. Facciamo passare ancora i pipistrelli, perché qui bisogna andare sempre al ritmo. Una volta che si perde il ritmo è un disastro. Intanto becchiamo il primo pipistrello. Ok. Andiamo. C'è il buca buca. No, cos'è che ho visto? Cos'è che è? Ah, un'altra vita. Ma perché non me l'ha spaccate le scatole prima? Vabbè, poco male. Ok, andiamo. No, non l'ho beccato per poco. Ok, anche lui è andato. Ok, qui bisogna andare sempre al ritmo. Fai 1, 2 e via. E lo schiacciamo. Qui aspettiamo che passano ancora i pipistrelli. Ok, e abbiamo preso anche quello. Dovrebbero ripassare ancora, infatti. Eccoli. Ma lo schiacciamo. Tutto a ritmo, gamers. È tutto a ritmo. Ecco, infatti l'ho appena detto. E non sempre funzionica, Allora, primo checkpoint per noi. Ma questo qui è uno dei livelli più difficili, ecco, in assoluto. Aspettiamo un attimino. Ok, via. Vai, perfetto. Ma quante vite, è strano, quando ci sono tante vite, perché veramente non me lo ricordo così tosto. Ecco, vedi. Il ritmo, bisogna avere il ritmo. Infatti si dice, almeno così si dice, no? Dai, ok. Olè, perfetto. Vai. Perfetto. Ok. Allora, cercherò di parlare di meno possibile, che qua bisogna stare belli concentrati. Davvero, è un livello cazzutissimo. Ok. Perfetto. Vai. Salta. Beh, meno male. Qui non mi ricordo ci fosse qualcosa, Ok, adesso vediamo un attimino. Qui deve andare il ritmo anche qua. 1, 2. Dopo andranno assieme. Vediamo un po'. Ok, ora. Perfetto, qui andiamo. Qui anche questo sarà così. Piuttosto contate un po' di secondi, ecco. Così almeno siete anche abbastanza preparati sotto quel punto di vista. Che qua ho perso il conteggio, perché io conto sempre. Ok, vai, perfetto. Ok, adesso noi facciamo passare ancora quella specie di camaleonte qua che continua a saltare a secondo, e io lo schiaccio qua. Ecco qua, fatto. Ok, questo è abbastanza tosto e bisogna andare a ritmo anche su questo adesso, quando arrivano tutti e tre assieme. Lo stesso vale per questo qui. Fa 1, 2, 3 e 4, io salto. Ecco, volevo andare proprio sulla fiamma, tanto per la cronaca. Bene, dai, adesso anche con questo bisogna andare al ritmo, Allora, quindi, 1, 2 e 3. Piuttosto aspettate un attimino ancora. Ok, 3, 1, 2, 3, 1. No, vedete, basta che si perde il ritmo, è un disastro. Allora, questo è un pochino tosto, Vai, perfetto. Bisogna andare sempre al ritmo, Ed è sempre più difficile. Vai.
1, 2. E la figaccione l'abbiamo appena pigliata. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Avete visto? Non è facilissimo, però se si conta e si prende il giusto ritmo, ragazzi, ce la fate. Gamers, ce la si può fare, tranquillamente. Ok, gamers, questo è un po' bastardo, che bisogna stare attenti. Questi qui girano. Bisogna fare tipo di doppi saltelli. Ok, avete visto? Ok, anche qua. E saltiamo qua. Ok, ecco qua. C'è il nostro checkpoint, meno male. Non... Allora, anche qui bisogna dare ritmo. Allora. Questo no. Quando esce fuori adesso. Ecco qua, sì. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, basta prendere il ritmo del gioco, che non è semplice, lo ammetto. Ok. Due vite, perfetto, ci servivano. Perfetto, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso ti rifar fuori anche il pipistrello di bastardo, ok. Stiamo attenti quando passano, ok, ora. Ecco qua. Perfetto, 1, 2, perfetto, anche qua. No, ho sbagliato. Devo prendere più mele. Cioè, tendenzialmente io dico di non prendere le mele perché non è che servono, però effettivamente servono molto perché per quanto riguarda le vite. Bisogna stare attenti adesso a questo, quello che arriva. Olè, ci siamo riusciti. No, non... Ma porca miseria, non l'ho preso. Ma si può. Qua bisogna stare belli concentrati. Ok. Ecco qui, vedete? È un casino, dovete vedere il ritmo. Perfetto, eccoci qua. Adesso ne aspettiamo un attimino. 1, 2, 3 e 4. Checkpoint. E qui non ho sbloccato una scatola. Che chissà dove cavolo era. Ho preso blub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 
la... No? Va bene, dai. Andiamo avanti qui. Ok, anche qui bisogna andare al ritmo. Ok, in questo caso dovremmo farcela. Allora, facciamo passare questi maledetti pipistrelli. Allora, 1, 2, 3 e 4 pipistrelli. È tutto gioco di tempo, eh. Ok, adesso noi li abbiamo cacciati via, dovremmo essere a posto. Vai. Perfetto. 1, 2 e vita. No! Ah, che sfortuna. Devo andare sopra, invece non ci sono riuscito. Niente, è poco male. Apriamo il nostro buga buga qui. Ok, qui bisogna stare attenti, gamers, perché questo qua, la piattaforma qui è bastarda perché si stacca. Quindi tac e tac. Ok. Meno male abbiamo una vita. Me ne sono rimaste poche. Checkpoint. La figacciona. Ok, mamma mia, questa è tosta. Mamma mia, questa è tosta. Allora, qua no. Adesso sì. Mamma mia. Cosa ho fatto? Ok, qui sarà un disastro. Me lo sento. Al pelo, al pelo. Ok, qua non ho preso neanche una roba del dottor N. Va bene. Ma la vita la lasciamo lì perché sennò ciao. Ok, vai. E qua che c'è? È cambiata la visuale in un attimo. Non so perché. Allora, 1, 2 e 3. 1, 2. 3, il bonus. Dimmi che è facile, dimmi che è semplice. Vediamo un po' com'è sto bonus qui, va. Ah,
Urca. Secondo me devo andare a 3 a 3. Ok. Andiamo. Perfetto, abbastanza semplice. Va bene, va bene. Adesso. Ok, bravissimo. Di qua. Urca. No! Oh, mamma mia. Altro che ritmo. Vai. Ok. Mamma mia, che pelo. Sì, quello è troppo veloce. No. Vabbè, dai. Non sono andato poi così lontano. Perfetto. Ma fin quando va sopra le piattaforme ancora. Il problema sorgerà quando andrò addosso le fiamme. Ok. Vai. Mamma mia. Magico. Checkpoint. Aiuto. Non ci speravo più. Vai. No. No. Vabbè, dai, me l'ho ottenuto il checkpoint. Anche qua è velocissimo. Mamma mia. Ma sto livello non finisce più, santa pace. Ah, qui c'è uno di quegli stronzi che saltano, guardate, eh. Lo sapevo. Vai. Mamma mia, l'ho finito? Meno male. Mamma mia, sarà difficile. Ma quanti vite però. Allora, 60 su 90, 30 scatole. Wow, tantissimo. Ma devono essere le 30 scatole del dottor Cortex lì. Poverino. Cioè è morto, l'ho distrutto. Bene, siamo anche al boss. Sì, ovviamente sono andato un pochino avanti. Ho fatto questo livello qui, mi sembrava anche il più divertente da fare. Perché vederli tutti gli altri è un po' una pacchia, però vabbè. Allora, adesso siamo contro Koala Kong. Il terzo boss, se non erro. Urca. Ah, ma proprio mi spacca le natiche. Avete visto? Mi ha mostrato le... Ah, ok, ho capito. Ho capito, vediamo di non far figuracce, eh. Allora, lui mi lancia i massi. Urca. E che mira che c'ha però. Toh, beccati questo. Cioè, se mi becca con quella bomba lì, mi ammazza. Toh, beccati questo. Ma che è uno scherzo, no? Aiuto. No, non ci credo. Beccatelo. Ancora uno. No. Devo star concentrato, eh. Dai, ultimo colpo. Beccate in pieno, toh, bastardo. Cos'è che vuoi? Vuoi fare secca? Ah. Bene, abbiamo sbloccato anche l'altra isola. Cosa facciamo? Andiamo avanti ancora un pelino? Ma sì, dai, sono curioso di vedere un attimo questa cosa qui com'è. Ok, eccoci qua. No, siamo nella centrale. Perché questi come faccio? Devo saltarli sopra, no? Ah no, non posso proprio toccarli. Vai, uno. E due. Ah, quelle piattaforme sicuramente cadono. Quindi, vai qua. Perfetto. Questa, vabbè, sicuramente mi brucia. Però aspetta, eh. Perfetto.
Urca. No, ma dai. Vai indietro. Perfetto. Ah, questa era tosta. Quello freddo? Vabbè, non mi succede niente. Pensavo che mi congelava. Onestamente. Urca. Perfetto. Andiamo qua. Salta, perfetto. Ma io sto evitando tutte queste macchine perché non so neanche se posso farle fuori con i salti, onestamente. Ma di questo non ho fatto neanche uno. Che poi non è altro che il... aiutante del dottor Cortex. Ok, c'è qualcosa che non va. Non mi è arrivato neanche un checkpoint per il momento. E non va mica tanto bene. Salto su. Vai. C'è niente in alto, in alto. Niente. Ui, giù, ok. Saltiamo, bravissimo. Oh, porca bestia. Vado ad andare a ritmo. Perfetto. Uno. Due. Ma non posso darti una bella roteata, no? Ah, ok. Ok, anche te. Salta qui, piccoletto. Salta sopra. No, no. Per poco, vabbè, dai. Piglia la vita. No. Ma si può. Checkpoint adesso mi è arrivato. Non posso proprio toccarlo. Vabbè, dai, buono sapersi. Ho appena due vite. Oh, mamma mia. Perfetto. Oh. No, ma dai. No. Vai. Mamma mia. Mamma mia, cosa ho fatto? No, dai. Ma che... pizza. Vai, ok. Perfetto. E questo posso saltargli sopra almeno, no? Almeno quello. Ma qui c'è il vapore, me lo ricordavo io, porco due. Vabbè, quello in mezzo no, però, no. Ma perché non te ne vai? Una vita, una sacra vita. Vai. Perfetto. Una ne ho. Cioè, rendetevi conto. Di bonus. Oh, ci sia ringraziato il signore. Allora, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma sono un magico. Sono un magico. Ok, adesso non ho preso neanche una vita. Che sfiga. Allora, qua bisogna stare attenti a prospettive, eh. No, cacchio, quello è in movimento. Ok. Vai piano. Salta. Mamma mia, cosa ho fatto? No, dai. Salta. Ok. Grandissimo. Perfetto. Checkpoint. Checkpoints. Piano, 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 piano. Buga buga. No. Cosa sto facendo? Ah, devo aspettare per forza questo qua. Ma questo gioco di prospettiva mi fa diventare pazzo. Dai, ancora un po' pianino, no? Oh, meno male. Allora, andiamo. Perfetto.
Ok. E questo? Oh mamma. Ho tre vite. E buga. Guarda quanto cacchio salta. Perfetto. Allora. E saltiamo. Questi volano giù. Oh porca bestia. Vai. Pigliale, pigliale tutte. E dopo ci abbiamo tante vite. Ok, bravo Crash. No! Me ne sono accorto alla fine. Vai, ma da questa centrale qui. Ok. Ah, qua va a ritmo. Vai! Per poco. Oh, mi raccomando, non far fesserie come ho fatto prima. Questo non va giù, eh. Oh, meno male. Vai. Me ne manca sempre una di questo qui. Cacchio. Sto facendo. Vai, adesso mi sa che devo andare di qua, no? Ah, va giù da solo. Vai. Perfetto. Qui salto ancora come un pazzo. Provo ad andare anche di qua. Guarda. No. Che roba. Qui. No. Qui urge la vita. Vai. Perfetto, perfetto. Ok, vai su. No. Ok. Almeno mi pigliavo l'altra vita, perfetto. Oh, altre vite. Salto. Qui, fin dove arriviamo? Uh, 53 su 86. Mamma mia, dove sono? Tutto sommato, ma è stato abbastanza semplice sto livello, eh. Siamo solo all'inizio, però. Povero Crash. Molto bene gamers, io direi di concludere qui il nostro video. Siamo riusciti a sconfiggere anche un altro boss, ovvero Koala Kong. E adesso siamo, penso, non vorrei dire una cavolata, forse la ultima o penultima isola. Vabbè, comunque sia, siamo andati avanti ancora un pelino. Bene gamers, se il video vi è piaciuto invito a lasciarmi un bel pollicino in su, mi raccomando, per poter supportare il canale e la serie. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi. Bene, io direi di salutarci qui, un salutone e ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!